Domani alle 15 al Massimino contro il Bologna non ci sarà Ciro Capuano. Il terzino rosso-azzurro, infatti, a causa di una contrattura, non è stato convocato. A svelare il nome del suo sostituto è lo stesso Marco Giampaolo. Gioca Marchese a sinistra perché si allena in quel ruolo, un sinistro naturale, gioca Marchese. Qualche dubbio dalla mediana in su. Ricchiuti dovrebbe tornare titolare, mentre Gomez potrebbe partire dalla panchina. Ancora devo decidere... La devo decidere la formazione, mi prende ancora una mezza giornata, anche perché in questi tre giorni ci siamo dedicati al recupero psicofisico. E quindi la partita che andremo a giocare domani la prepariamo più teoricamente che praticamente, no? Quella con il Bologna non sarà una gara semplice, sia perché è la terza in otto giorni, sia perché i felsinei non sono una squadra da prendere alla leggera. La terza che si porta dietro un suo peso, ma vale sia per il Bologna che per il Catania. Questa partita va affrontata con la mentalità giusta, con lo spirito giusto, perché... Il Bologna ha pareggiato con l'Inter, ha pareggiato a Roma, ha vinto con l'Udinese, che io reputo una squadra attrezzata per fare grandi cose, che ha grandi qualità, quindi una squadra di tutto rispetto. Mi pare che questo inizio di campionato non abbia dato nessun tipo di sentenza sulla squadra battibile. Servirà a provare a ripetere la prestazione di mercoledì sera, anche se il tecnico etneo non vuole pensare più alla gara con il Cesena. Mi sono dimenticato quello che dice sempre, non me la ricordo più perché non l'ho rivista. No, io credo che noi dobbiamo avere la maturità di sapere gestire i momenti, ma soprattutto credo che, come ho avuto modo di dire un po' di tempo fa, noi la differenza la possiamo fare con l'aiuto della nostra gente. Battere domani il Bologna per sfruttare al meglio il doppio turno casalingo, ma soprattutto per spiccare un altro balzo importante in avanti. Il Catania ha preparato al meglio la sua terza partita in otto giorni. Poco fa ha parlato il tecnico. Anzitutto ha spiegato, Capuano non ce la fa. Gioca Marchese a sinistra perché si allena in quel ruolo, un sinistro naturale, gioca Marchese. Niente formazione però. La devo decidere la formazione, mi prendo ancora una mezza giornata, anche perché in questi tre giorni ci siamo dedicati al recupero psicofisico. Elogi per gli avversari. Malesani è bravo a cambiare, è bravo a cambiare e non dar mai punti di riferimento. Quindi non so come giocherà perché anche in queste due o tre partite ha cambiato spesso. Obiettivo ovviamente, i tre punti. Faremo di tutto per vincerla, chiaramente, però dobbiamo essere accorti. Infine, un appello al pubblico. Noi la differenza la possiamo fare con l'aiuto della nostra gente. Cioè, la nostra gente è molto importante e alcune volte è determinante. A porte chiuse nel pomeriggio la tradizionale rifinitura della vigilia per il Catania in vista del confronto casalingo con il Bologna in programma domani al Massimino. 22 convocati per la sfida con il rossoblù e tra questi mancano Sciacca, Kozinski, Agustin, Martigno, Capuano e Jama, quest'ultimo schierato con la primavera che ha superato per 5-2 il Frosinone grazie anche ad uno dei suoi gol. Tre gare in una settimana, d'obbligo il turnover in casa rossoazzurra. Giampaolo non si sbilancia e conferma solo l'impiego di Marchese sulla sinistra, al posto di Capuano, alle prese con noie fisiche. Ancora devo decidere, ma devo decidere la formazione, mi prendo ancora una mezza giornata, anche perché in questi tre giorni ci siamo dedicati al recupero psicofisico. Dobbiamo essere bravi a chiamare a raccolta tutte le nostre energie, soprattutto a pensare, a giocare una partita con raziocinio, con la testa, e la terza in sette giorni, otto giorni, quindi faremo di tutto per vincerla, chiaramente, però dobbiamo essere
accorti. Domani al Massimino, fischio d'inizio alle 15, dirigerà Gava di Conegliano Veneto.